Quando si parla di vaccinazioni si pensa sempre ai bambini. In realtà è importante proteggersi anche da adulti. Quali sono le principali vaccinazioni consigliate in età adulta? L'antitetanica, morbillo parotiterosolia, meningococco, HPV e le vaccinazioni in caso di viaggio all'estero. Per quanto riguarda l'antitetanica, è un vaccino da ripetere ogni 10 anni. È importante eseguirlo sia se si rimane in Italia che se si viaggia all'estero. Infatti, il rischio di contrarre il tetano è il medesimo in tutte le parti del mondo. È importante associarlo alla difterite e alle pertosse, soprattutto per le donne in età fertile, quindi anche effettuarlo durante la gravidanza. È un vaccino che non dà particolari effetti collaterali, può dare un po' di spossatezza il giorno dopo averlo eseguito e indolenzimento e arrossamento nel sito di inoculazione. È importante in età adulta vaccinarsi anche per il morbillo. Esiste un vaccino associato alla parotite rosolia, quindi morbillo parotite rosolia, eseguibile in due somministrazioni a distanza di almeno 6 settimane uno dall'altro. Essendo un vaccino vivo attenuato, può causare più facilmente febbre dopo 5-7 giorni dalla data di somministrazione, mentre l'indolenzimento nell'arto, nel sito di inoculazione, non c'è perché è un vaccino sottocutaneo. L'HPV è un vaccino molto importante, protegge contro un tumore che è il carcinoma del collo dell'utero per le donne, carcinoma anale, carcinoma della faringe e degli organi genitali maschili. Esiste un vaccino che copre per 9 ceppi, molto efficace, arriviamo al 99,5% di protezione, e si esegue in tre somministrazioni. È consigliato per tutte le donne dai 14 ai 50 anni di età, sia che abbiano già contratto la patologia o che non l'abbiano contratta, o anche durante l'infezione stessa. Anche per il maschio è importante vaccinarsi perché, essendo lui tendenzialmente un portatore sano, interrompe la catena di contagio vaccinandosi e completando il ciclo vaccinale con le tre dosi. Anche il vaccino per il meningococco è importante eseguirlo in età adulta. Esiste un vaccino tetravalente che protegge per i ceppi ACYW135, dove il ceppo C è presente in Italia e in Europa e nei paesi anglosassoni, mentre i ceppi AY e W135 sono legati ai viaggi. È un vaccino che non dà particolari effetti collaterali, può dare un po' di arrossamento e indolenzimento in una parte del sito di inoculazione, mentre raramente dà febbre. Il consiglio è di effettuare una consulenza vaccinale per sapere se le vaccinazioni effettuate in passato sono ancora valide e come posso integrarle in età adulta, e effettuare una consulenza per tempo almeno un mese prima per quanto riguarda la medicina dei viaggi.